qui a Dubai Huawei presenta anche il Huawei MatePad 13.2 Pro, una soluzione che, come potete vedere, è tablet, ma che ha all'interno tutta una serie di tecnologie che ovviamente può fare al caso sia del professionista. Infatti guardate qui anche la presenza di una tastiera che vi dico essere estesa ad isola, con un feedback anche particolarmente piacevole, un mousepad che devo dire è fatto particolarmente bene. Qui vedete la colorazione bianca, ma è disponibile anche una nera. Ci sono due colorazioni disponibili proprio del tablet, che come potete vedere ha delle cornici particolarmente sottili, si parla di 3,5 mm. Abbiamo qui anche un notch che va a distinguere ovviamente quello che è la sua modalità widescreen. Vi faccio vedere quelle che sono le interfacce. Qui in alto abbiamo il tasto per la regolazione dei volumi, 3 microfoni, la penna Huawei che è stata rinnovata ed è nella sua terza generazione, va ad agire con la tecnologia proprietaria di Huawei Neuralink, il che significa andare ad avere una risposta immediata senza nessun tipo di ritardo all'interno sia della scrittura che del disegno. Vi faccio vedere come viene ad essere realizzata la cover che qui vi dicevo essere in colorazione bianca, con anche la possibilità di avere uno stand ripiegabile che permette di andare ad inclinare come meglio si crede il dispositivo. Vi faccio vedere che su questo lato è presente un sistema audio avveniristico, infatti qui si parla di 4 casse, due su questo lato e due anche su quest'altro lato. Abbiamo poi il tasto di accensione e spegnimento che ha questo accento rosso, che permetterà quindi di avere un'esperienza audio immersiva. Vado a staccare il prodotto dalla cover per vedere cosa è presente nella sua parte retrostante. Abbiamo 2 fotocamere, il logo Huawei, costruzione che mi sembra essere eccellente. Questo è l'unico tablet al momento che ha un aspect ratio, o meglio un display su superficie del corpo del 94%, il che significa che è pensato per tutte quelle persone che vogliono andare ad avere un'esperienza di entertainment, di intrattenimento ad altissimo livello. 13,2 pollici con una risoluzione 2880x1920 punti, abbiamo un rapporto 3,5, un delta E minore di 1, un contrasto di 1:1, una simulazione di 3 che è sicuramente corrispondente ai massimi standard disponibili. Vediamo quanta RAM è presente a bordo e anche il tipo di sistema operativo. Qui abbiamo Harmony OS con la sua versione 4.0, 12 GB di memoria interna, 512 invece di storage. Prodotto sicuramente interessante. Abbiamo anche l'integrazione di super device, quindi significa andare ad avere un ecosistema vero e proprio. Abbiamo diverse modalità differenti, quindi anche la regolazione del colore oppure del true tone, che qui viene definito natural tone. A bordo ovviamente vi faccio presente che, essendoci Harmony S, non sono presenti i servizi di Google, ma questo non è una limitazione, perché ovviamente è presente App Gallery, che ci permetterà di andare ad avere tutto un mondo di applicazioni a nostra disposizione. Vi faccio vedere anche brevemente la penna e la sua interazione con i diversi block notice. Qui parliamo di una soluzione con 10.000 punti di pressione, è l'unico tablet attualmente disponibile sul mercato che permette di andare ad avere una corrispondenza così alta. Come potete vedere, la velocità di scrittura è particolarmente elevata, abbiamo anche il riconoscimento della pressione, quindi possiamo avere dei tratti che siano leggeri oppure più marcati in base a quanto andremo per l'appunto a spingere sul display. Abbiamo a che fare anche con il respingimento del palmo della mano, cosa interessante sia per gli universitari o comunque anche per persone che abbiano questa necessità all'interno di un contesto lavorativo, ma anche per i disegnatori. Infatti il prodotto è stato comunque accostato a quelle che sono delle soluzioni per disegnare che sono davvero di alto livello. Vi faccio vedere un pochetto più da vicino questa penna marchiata Huawei con una punta trasparente, ma questa è una scelta stilistica, si va ad agganciare
e si va anche a ricaricare per induzione una volta collegato, una volta posato sul display. Interessantissimo il design, mi piace particolarmente, non ho ben capito perché invece venga ad essere adottato questo notch, che potrebbe essere anche un faro per capire il verso in cui bisogna utilizzarlo, ma d'altro canto comunque esteticamente va ad interrompere quella che è una pulizia del design che mi ha colpito. Peso particolarmente basso, si parla di 580 grammi con uno spessore di soltanto 5,5 grammi, più leggero sia dei prodotti Apple sia di quelli Samsung. Insomma, un dispositivo da tenere in considerazione se si vuole andare ad avere delle prestazioni migliori sia nello studio, nel lavoro, ma anche nel disegno. Per ulteriori informazioni vi consiglio di andare ad approfondire le diverse nozioni sul nostro sito, su cui verrà pubblicato a breve, su cui andrà a breve ad essere pubblicato un approfondimento su questo prodotto.